Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera. Siamo sul ponte di Voltoni, già lo conoscete, già abbiamo fatto altre dirette qua sopra, ma oggi finalmente piove, visto che è mesi che manca acqua. Fondamentalmente è stata un'estate molto siccitosa, ottobre è stato probabilmente l'ottobre più caldo mai registrato da quando si è cominciato a registrare i dati termici, quindi da inizio 800, quindi probabilmente ecco la situazione è diventata veramente difficile per il lago di Garda, ma finalmente piove. Infatti mi sto prendendo l'acqua anche molto volentieri, perché mi sembra una cosa ormai che non ricordavo più. Perché facciamo questa diretta? Soltanto perché quest'estate si è parlato tanto del lago di Garda, della siccità, se ne è parlato anche a sproposito molto spesso. Infatti si è descritto il lago di Garda come uno stagno quasi, una zona che non aveva più acqua. Alcuni giornali addirittura ne hanno parlato in toni veramente catastrofici, a volte remando anche proprio contro l'immagine stessa del lago di Garda, per motivi che non sto qua chiaramente a sindacare. Quello che conta è che la temperatura è cambiata, il meteo è cambiato. Oggi il lago, seppur poco, sta cominciando a invasare, quindi cosa vuol dire? Sta cominciando ad accumulare acqua all'interno del suo bacino, grazie anche a questa pioggia che con dilavamento scende dal suo bacino idrografico e pian piano lo riempirà. La grande scommessa che abbiamo in corso in questo momento è se riusciremo per il prossimo anno a ritornare ad avere livelli accettabili, ovvero livelli che ci consentiranno di garantire una stagione più che decorosa per il prossimo anno, visto il basso livello raggiunto. Normalmente è così, già altri anni è successo e siamo arrivati a livelli ben più bassi dell'odierno, basti pensare al 2003, quando si raggiunse più 9 cm sopra lo zero idrometrico, oggi siamo a più 26 circa, quindi. Lo stesso, pochi mesi dopo, 8 mesi dopo, quel picco minimo raggiunto, già ad aprile 2004 ricordo che il lago era oltre 130 sopra lo zero. Quindi fortunatamente il lago di Garda ha una grande capacità di invasare acqua, di recuperare un volume, e di conseguenza questo è il buon auspicio ed è quello che tutti quanti noi di Tourism Peschiera pure aspettavamo con ansia. Quindi con questa buona notizia, normalmente il brutto tempo non è una buona notizia, ma oggi lo è. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, e mai come oggi viva il lago di Garda e viva Peschiera del Garda.